In realtà è abbastanza difficile dire riassumere in due parole il senso che ho voluto dare alla lettura che ho fatto dell'opera di Martina, perché si tratta di una serie di concetti abbastanza concatenati tra loro. E in realtà sono già un paio d'anni che ci conosciamo, perché lei è arrivata tra i finalisti di un premio letterario che io curavo, e dopodiché sono nate alcune collaborazioni, soprattutto dal vivo, nella veicolazione della cosa poetica che chi mi conosce sa che perseguo con un'estinazione quasi spudorata. Martina mi ha chiesto di fare la postfazione, io sono stato molto contento perché poi in realtà non avevo mai scritto un senso critico su di lei. E Sezioni del tempo, il senso è tutto nel titolo, nel titolo del libro, ma anche dal mio punto di vista nel titolo che ho voluto dare alla mia postfazione, della dilatazione e della frattura, perché poi in realtà ci sono questi squarci, questi tagli temporali, necessariamente temporali, in cui l'autrice agisce come se potesse avere la possibilità di fermare un istante, di lavorare all'interno per poi reidearlo. E c'è un'atmosfera un po' rarefatta in questo libro, ma è puramente voluta, e ve ne accorgerete anche dal modo in cui l'autrice interpreta oralmente la propria scrittura. Grazie.